Buonasera a tutti quanti. Ringrazio prima di tutto l'ingegnere Francesco Parraggio, che è stato l'organizzatore, l'ideatore di questa nostra piccola convention e con il quale, diciamo, io ho rapporti ormai decennali. Questa piccola nostra collaborazione è nata 10 anni fa, quando io, come commercialista, seguivo Ingegneria Senza Frontiere, un'associazione senza fini di lucro che aveva nel suo core business quello di l'innovatività di tutte le attività connesse con l'innovazione tecnologica, appunto. Abbiamo avuto il piacere di collaborare per lo studio di alcune situazioni un po' diverse, diciamo, dalla normale consuetudine. Ci siamo ritrovati spesse volte a parlare di alcuni argomenti che ad oggi ci trovano un po' innovatori sotto questo punto di vista, perché ci scontriamo da un lato con quella che è la staticità invece dell'ordinamento giuridico economico italiano rispetto a quelli che possono essere temi innovativi nella modalità organizzativa e nella modalità operativa. Ad oggi noi ci incontriamo, e questa non vuole essere una lezione frontale, ma una chiacchierata con la platea che ci vede coinvolta, per cercare di comprendere come fare nei limiti dell'ordinamento italiano, appunto, ad ipotizzare una partecipazione collettiva ad una specificità progettuale. Il progetto nasce dall'idea di avere la capacità attrattiva di capitale e organizzativa di persone per progetti del microeolico, poi mini eolico, eolico e quant'altro. Allora, il mio intervento sarà molto semplice, vi parlerò di quelle che sono le tipicità organizzative del diritto societario italiano per le macro aree delle società di capitali, SRL, SPA e cooperative. Abbiamo scelto di valutare questi tipi di società perché le società di persone, SAS e SNC, ci sembrano troppo riduttive e non idonee allo strumento. Qual è l'esigenza che noi ritroviamo? Quando ad oggi noi ipotizziamo di portare avanti un progetto, in questo frangente, in questa fattispecie il microeolico, ci troviamo di fronte ad una problematica. Eolico, microeolico, paleolico, poi io non sono un tecnico, non sono specializzato, quindi per me eolico, microeolico, paleoliche sono abbastanza similari come cosa, anche se poi non lo sono. La problematica sta nel fatto che oggi, come oggi, noi abbiamo due macro aree. La prima è la partecipazione di determinati soggetti all'utile ottenibile dalla partecipazione ad attività sociali lucrative, con il concetto di partecipazione a. Allora, volendo dare così un'ultima definizione per le cooperative, poi facciamo un rapido excursus delle SPA. Fermo restando ciò che ci siamo detti, vorrei soltanto definire in questo materiale molto semplice e preparato, quello che dicevamo prima nella definizione eccoci qua, i soci sovventuri. I soci sovventuri rappresentano una nuova categoria di soci creata per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative, quale forma di alternativa di ricorso ai finanziamenti da parte del sistema creditizio. Per poter istituire tale categoria di soci è necessaria la previsione da parte dello Statuto, vabbè, i soci sovventuri, essendo da diciamo, rientrerebbero nell'ambito della categoria di possessore di strumenti finanziari con diritto di voti, i voti attribuiti ai soci sovventuri non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Chi sono i soci sovventuri? Sono quei soci che la normativa ha definito per andare incontro a queste esigenze di finanziamento che spesse volte vengono create nel rispetto del divieto di assunzione del ruolo di intermediario creditizio da parte di chi non abbia in realtà la necessaria autorizzazione. Il socio sovventore è un socio che si caratterizza per modalità di investimento e partecipazione alla vita sociale diverse dal socio ordinario. Attimo, su, c'ho proprio il microfono, sulla camicia. La creazione di una categoria apposita, che cosa ci fa comprendere e su cosa ci fa riflettere? Sul fatto che in realtà per arrivare il legislatore non sempre è così rapido nell'andare a legiferare.
ci fa capire in realtà che se la cooperativa in realtà nel definirlo scopo mutualistico ha una funzione sociale, perché le agevolazioni in termini di imposte, e qui non ho voluto spiegare perché mi sembra superfluo, la determinazione degli imponibili IRES, IRAP, le varie aliquote, le varie cose che rappresentano sotto il punto di vista fiscale l'agevolazione data alle cooperative, diamola per scontata. Questo perché? Perché la cooperativa nello scopo mutualistico rappresenta in realtà la longa mano dello Stato che al soggetto privato cooperativo demanda che cosa? Il benessere degli attori intervenuti nella creazione della cooperativa, dando la possibilità di sostituirsi in che cosa? Nella creazione di, abbiamo detto, condizioni di lavoro, acquisizione di beni o servizi, un privato in realtà sta avendo lo scopo di bene pubblico a fronte del quale c'è l'agevolazione, poiché l'ingresso di nuovi soci, poiché la raccolta di nuovo capitale di rischio è un problema che, come abbiamo detto, risiede perché ci sono paletti abbastanza stringenti, la creazione della società cooperativa è un altro esempio di come la norma specifica ad hoc dello Stato possa intervenire quando determinate esigenze si possono riscontrare. Quello che noi qui ad oggi con questo convegno stiamo cercando di identificare è proprio la difficoltà che in fase di start-up, perché noi qui ad oggi siamo in fase di start-up, cioè non abbiamo ancora definito l'oggetto sociale, il patto sociale tra i soci per andare a stabilire modalità di raccolta di risparmio. Siamo in una fase di start-up, cioè noi dobbiamo ancora partire, e la raccolta di fondi di denari è un problema che mica attiene soltanto a noi, ma attiene a tanti soggetti che vogliono partire a fare imprese e che giustamente si preoccupano di dire: definiamo prima la capacità finanziaria e reddituale che possiamo avere prima di vincolarci in un contratto che, vi ripeto, è spesso volte peggio di un matrimonio. Sciogliere una società in un momento di dissidio tra i soci è una cosa che le volte veramente porta alle calende greche, insomma è una cosa veramente complessa. Quindi la legge 59 del 92 regola questo ingresso di soci sovventori, c'è una sentenza del Tribunale di Perugia che sta a identificare i diritti e i doveri del socio sovventore in relazione alla partecipazione sociale, che però io, diciamo, tralascerei perché mi sembra poi discendere troppo nello specifico. Tutto ciò può essere, qualora voi lo riteniate necessario, partecipanti a questi dibattiti, oggetto di apposito nostro incontro. Prestiti sociali, la società cooperativa ha la possibilità di farsi finanziare dai loro soci cooperatori persone fisiche, cioè è possibile, come nelle società di capitale, prevedere il socio conto finanziamenti fruttifero o infruttifero. Anche qui il prestito sociale è regolamentato in particolar modo, cioè in maniera specifica, delle cooperative, è stato regolamentato per dare la possibilità alle cooperative di avere un cash flow finanziario che sia garantito da chi? Dagli stessi soci cooperativi già presenti. Quindi non parliamo di aumento di capitale, non parliamo di ingresso di nuovi soci, ma la possibilità che i soci stessi possano prestare alla propria società del denaro fresco, immissione di denaro fresco, per andare a soddisfare determinate esigenze. Facciamo un breve excursus sulle SPA. Sì, ci riuscissi. Facciamo dare una mano a cambiare il file delle SPA. Allora, le SPA. Società per azioni. Abbiamo detto che le SPA vengono normativizzate residualmente rispetto alle SRL. Le SPA è una forma più complessa di SRL. Più complessa, ma non perché ci sono in Italia, ad esempio la Candy, tutti penso conosciate, quello che fa elettrodomestici, lavatrici e quant'altro, è un SRL, non è un SPA. Cioè non è che l'aumento dimensionale di una società necessariamente comporti la trasformazione del modello da SRL a SPA. L'SPA garantisce diverse modalità di controllo, diverse modalità di partecipazione alla vita della società, tale che in genere gli aumenti dimensionali di notevole
complessità e dimensione possono far protendere l'amministratore, gli amministratori, i proprietari, i soci a costituire la società, sotto, a far funzionare la società sotto il punto di vista regolamentato dagli articoli 2325 e 2451 codice civile, con le peculiarità che caratterizzano le SPA nello svolgimento della propria attività. Vediamo. Abbiamo già detto che l'SPA è una società di capitale, la caratteristica principale, quindi qual è? Abbiamo detto che la partecipazione del socio è limitata alla quota di capitale che all'atto della sottoscrizione e del versamento della quota stessa viene immessa dalla società come capitale, ma la società, essendo una società per azioni, quindi una società di capitali, risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi esclusivamente a mezzo del proprio patrimonio. Questa distinzione, tra parentesi, si può riverberare, magari non può non interessare, però mi piace dirlo, nella diversa responsabilità che l'amministratore ha nelle società di capitale e nelle società di persone. L'amministratore delle società di persone, dove i soci, abbiamo detto, sono illimitatamente responsabili nel proprio patrimonio, la responsabilità dell'amministratore civile e penale nelle società di persone è nei confronti dei soci in primis. La responsabilità di un amministratore civile e penale nella società di capitale è nei confronti dei terzi, proprio perché l'eventuale depauperamento del capitale, dei mezzi propri, a garanzia delle obbligazioni dei terzi da parte di un amministratore, che cosa rappresenta? Rappresenta lo svuotamento della società nei mezzi propri a garanzia dei terzi e quindi una diminuzione della garanzia che il proprio capitale può dare alle obbligazioni. Io contraggo con te un debito, io amministratore sono poco avveduto, poi la poca avvedutezza può passare da colpa, dolo, bancarotto fraudolente, se entriamo in tutto in quelle che sono poi dalle colpe ai reati finanziari, io amministratore comunque, in parole povere, svuoto scientemente o non scientemente o incoscientemente il capitale della società, in questo modo chi sto andando a danneggiare? Prima ancora dei soci che in realtà, che abbiamo detto, hanno messo il capitale. Cos'è il capitale? Rappresenta l'assunzione di un rischio. Pazienza, l'ho perso, ho assunto un rischio, poi mi rivarrò eventualmente con azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ma in realtà io sto diminuendo la garanzia che i terzi che hanno assunto nei miei confronti obbligazioni reciproche, vedo che i terzi non si possono più soddisfare. Contraggo con te un debito, mi mangio il capitale, tu vieni, dici, mi dai i soldi, non tengo niente, che vuoi fare? Ti faccio istanza di fallimento, non c'è più niente, vuoi anche farmi fallire, ma in realtà la società è priva di capitale. Quindi in realtà la società di capitale necessariamente viene attenzionata maggiormente sotto il punto di vista dei verbali, della tenuta dei libri sociali obbligatori, della tenuta della contabilità che nella società di capitale è necessariamente in partita doppia, dare, avere, via rendicontato anche le entrate, le uscite economiche con la prima nota di banca e di cassa, tutto serve ad attenzionare praticamente maggiormente il patrimonio della società che non si deve disperdere. Però forse in questo caso poco ci interessa. Ecco, quello che ci può interessare invece nella raccolta di quelle che possono essere le intenzioni nel portare avanti un progetto che abbiamo detto che può essere rilevante anche socialmente sotto il punto di vista della tutela del territorio, della tutela degli interessi pubblici, perché parliamo, non ci scordiamo che in questo frangente, perché c'è questa attenzione e questo nostro sforzo da parte degli organizzatori, della dottoressa Mastroleo, dell'ingegnere Parraggio, perché si tratta comunque di un'attività che seppur svolta con fini di lucro, inevitabilmente ha dei risvolti che hanno anche una socialità, se vogliamo chiamarla rilevante, perché parliamo di energie rinnovabili, energie pulite, quindi in realtà sempre lucro è, sempre energia è, però scusatemi tanto se è poco, magari produco un kilowattore che ha impatto zero, potrebbe essere, anzi, sicuramente ben differente da produrre un kilowattore con un impatto ambientale non zero, 1, 2, 3, 1000, quello che possa essere. Come fare a fare un SPA? Ci sono due modalità, la simultanea che è la più adottata e che è la più semplice. Noi ci mettiamo tutti insieme d'accordo, dobbiamo fare un SPA, ma ci mettiamo d'accordo a casa mia, nel mio salotto. Ci incontriamo, Ciccio lo fa società, Patrizio lo fa società, Nicolo lo fa società, sì, ok, andiamo domani al notaio, dopo aver fatto i necessari passaggi con la banca, si va dal notaio, il patto sociale viene redatto, viene sottoscritto, viene ufficializzato. La più adottata, perché in realtà la maggior parte delle volte chi vuole fare società si è incontrato precedentemente, ha chiarito le proprie intenzioni, ha chiarito quanti mezzi vuole apportare, ha chiarito
vicendevolmente qual è la propria propensione al rischio. Ci sento, guarda, io più di tanto non me la sento. Se vuoi faccio il socio lavoratore, cioè oltre a mettere il capitale, assumimi, io non voglio rischio, faccio le mie 8 ore di lavoro, ma no, io invece, sai, ti dico, io il socio lavoratore non lo voglio fare, voglio mettere un sacco di capitale, credo nell'attività, voglio assumermi il rischio limitatamente, come abbiamo detto, alla quota di capitale conferito. Questi discorsi in genere vanno fatti precedentemente e si arriva ad un accordo inter partes che viene poi ratificato, sottoscritto con la scrittura pubblica, con atto pubblico. Viceversa, che cosa succede? Quando l'accordo non è, come dice qui, simultanea quando la stipulazione del contratto avviene alla presenza del notaio pubblico ufficiale e alla presenza dei soci fondatori, sì, ma anche al notaio si redige questo contratto, questo patto sociale. Pubblica sottoscrizione, l'altra modalità, con la quale i promotori, chi sono i soci promotori? Sono coloro i quali hanno ben chiare le idee. 1, 2, 3, ci facciamo promotori di che cosa? Di un'idea. Una società, per essere costituita dalle varie parti obbligatorie, deve avere un oggetto sociale, cioè uno scopo per il quale delle persone, a fini di lucro, mettono assieme i propri sforzi, conferiscono un capitale per ottenere uno scopo. La società deve avere un oggetto sociale. Noi vogliamo fare dei tavoli, noi vogliamo vendere il pesce, noi vogliamo fare l'eolico. Stabilito lo scopo, che è l'eolico, microeolico, paleolico, macroeolico, quello che vogliamo fare, decidiamo praticamente di fare che cosa? Di creare un comitato promotore. Il comitato promotore redige un programma nel quale si precisa la caratteristica fondamentale della società. Cosa ci proponiamo di fare, come ci proponiamo di farlo. Coloro che partecipano o che dovessero partecipare all'iniziativa sottoscrivono le azioni. Nel sottoscrivere l'azione è necessario che però dell'intero importo sottoscritto, cioè è una sorta di teleton, avete idea teleton? Abbiamo raccolto 100 milioni di euro, ma mica hanno raccolti. Chi telefona ti prometto che verserò 100 milioni di euro, è una sottoscrizione. Diversamente è un'altra cosa. Poi spero che ogni volta che raccolgono 100 milioni di sottoscrizioni, 100 milioni, ci sia anche il versamento di 100 milioni, ma in realtà potrebbe essere anche una sola telefonata che promette di versare, che sottoscrive un debito nei confronti. C'è una percentuale, in questo caso, che è del 25%. A fronte della sottoscrizione di un tot di azioni che rappresentano una quota di capitale sociale, capitale sociale, rappresentato da azioni, io devo obbligatoriamente versare di quanto promesso il 25% in denaro o in natura previa perizia. Si sente? Sì. Ok. Domanda, per costituire un comitato promotore... È sempre necessario un atto pubblico, perché il comitato promotore... Atto pubblico, che significa? Notaio. E non è il pubblico ufficiale in Italia, poi c'è l'agenzia di entrate che fa le scritture private autenticate, ma il notaio è sempre quello che quale dà la garanzia. Non può essere una scrittura privata autenticata. Ma sai cos'è? Che comunque il comitato promotore si assume la responsabilità anche di non poco conto, perché diventa il soggetto giuridico che in realtà pro tempore raccoglie del denaro, apre un conto corrente in banca, sostiene delle spese. Attenzione, l'intervento di un notaio spesso volte è tanto gradito in queste situazioni, perché è colui il quale mette in chiaro tutto, ma comunque va fatto dal notaio. Okay. Ma è una spesa che viene spesa. Sottoscrizione del capitale 120.000 euro, in realtà non ho aggiornato, ma è 50.000 euro dal 1 luglio. Versamento del 25% dei conferimenti in denaro, denaro e in natura. La verifica della presenza di autorizzazioni governative, è ovvio che se io prevedo di fare un parco eolico, nel momento in cui vado a fare un comitato promotore devo identificare le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività o prevedere che l'eventuale diniego di un'autorizzazione sia che cosa? Condizione di nullità del patto di sottoscrizione, cioè se io entro 2 mesi non raccogliamo, poi non riusciamo ad ottenere l'autorizzazione, il contratto si intende nullo, verranno restituiti i denari o i beni a chi li avesse sottoscritti in precedenza questa cosa. Quindi
è inevitabile che il comitato promotore si assuma tutta una serie di obblighi e che abbia ben chiara la modalità, tutto l'iter per arrivare poi a costituire il patto sociale che governi in relazione all'oggetto sociale che ci si è preposto. È ovvio che se io mi propongo di fare il pescivendolo devo pensare di ottenere la licenza del banco pesce, se mi propongo di fare l'eolico devo avere le licenze eoliche, se mi propongo di fare ristorazione devo avere la licenza, devo avere il preposto alla ristorazione, devo avere il soggetto che può in sala, devo fare i controlli ASL ai camerieri, cioè inevitabilmente è anche un'ottima occasione di ratificare, di mettere in piedi che cosa? Tutta quella burocrazia terrificante ma necessaria anche giustamente di autorizzazioni, identificazioni dei soggetti responsabili e quant'altro che nel comitato promotore i soci si fanno carico di evidenziare nei confronti dei soggetti che volessero sottoscrivere il proprio impegno a partecipare alla vita sociale. Certo numero di persone, i promotori, sì. Le persone che più ci credono in questo progetto, si riuniscono e sottoscrivono un patto di fronte al notaio. Uh-huh. Che il concetto, se fammi capire, se confermami se ho capito, noi comitato promotore ci impegniamo ad accogliere le quote societarie. Un tot di quote stabilite. Un tot di quote, esatto. 150.000 euro. Come almeno 50.000 piuttosto che almeno 50.000, in questo caso, perché il progetto è molto chiaro, dovremmo raccogliere tanti soldi, quanti sono quelli minimi necessari affinché l'attività, poiché il capitale sociale rappresenta i mezzi, la dotazione iniziale, dovremmo raccogliere tanti soldi, quanti sono quelli necessari a fare che cosa? A pagare le spese per fare in modo che l'attività da una fase di start-up diventi produttrice di reddito. Cioè che produca marginalità operativa, quindi tu dici uno si impegna a prendere tutto il capitale. Minimo è 50, però se a me ne servono 100 devo raccoglierne 100. No, però l'idea è dobbiamo realizzare questo progetto, vogliamo realizzare questo progetto che ha diversi step, ha un primo step che è una valutazione di fattibilità del progetto, uh-huh. Il secondo è fatta la valutazione è ottenere l'autorizzazione per realizzare questo progetto. Sì. Il terzo è finanziare, costruire il... Che è successo? Quello che stai dicendo tu è interessante, è giusto, però c'è da dire un'altra cosa. Nella raccolta di capitale iniziale, nel progetto che devi portare avanti ai tuoi soci, devi dire le cose così come stanno. Allora, o tu devi raccogliere tutto il capitale necessario a fare tutti gli step, o devi dire, signori, voi mi date questi soldi per portare avanti il primo step. Sappiate che poi, qualora il primo step, che sia l'ottenimento di autorizzazione o quant'altro, raggiunga il proprio iter finale, sarà necessario ulteriore finanziamento. Cioè bisogna essere molto chiari sotto questo punto di vista. Perché si potrebbe anche dire, siamo 10 di noi, facciamo una cosa, creiamo questa società per ottenere con 300.000 euro, 400.000 euro, lo studio di fattibilità e le autorizzazioni governative. Se non si dovessero ottenere, la società per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale si estingue, si cancella. Viceversa, pazienza, ha perso il capitale di rischio. Ha perso. Viceversa, una volta ottenuto il primo step, due sono le alternative. O gli stessi soci versano il capitale necessario al secondo step o a tutti gli altri step successivi, o si fa che cosa? Ci si dà un termine per la raccolta di nuovi capitali di rischio, quindi nuovi mezzi propri che servano con l'ingresso di nuovi soci. Si varia il capitale sociale, viene portato in aumento in questo caso, e nuovi soci subentrano e potrebbe avere un senso come se io stessi alla finestra. Vediamo se Francesco e Daniele riescono a ottenere l'autorizzazione. Se la ottengono, io vi do i soldi. Francesco e Daniele si assumono il primo rischio iniziale, ottenuto la licenza, ovviamente Daniele entrerà come nuovo socio. Ovviamente la fase iniziale di rischio può essere fatta valere con una riserva sovrapprezzo, cioè è possibile che
per ottenere 10 azioni non debba più versare l'equivalente del valore nominale delle azioni, ma ti si chiede di versare il valore nominale più che cosa? L'equivalente del fatto che tu non hai sostenuto il rischio in fase iniziale, cioè per comprare 10 devi cacciare 12. Questo è un passaggio molto importante. Devi cacciare 12. Figlio mio, non hai partecipato al rischio iniziale, ci sto. Tutto questo può essere oggetto dello statuto, degli accordi, dei patti parasociali, nel caso ci siano... Ma questo va definito nel contratto che sottoscrive? No, ovviamente tutto questo va definito ovviamente nell'accordo tra i soci fondatori, i soci sottoscrittori iniziali, cioè si ci dice... Però potrebbe esserci un'altra cosa. Quando in questa fase iniziale di sottoscrizione dei primi 10 soci fondatori ci si dice, signore, però se otteniamo la licenza, non mi dite niente, i prossimi che entrano non comprano a valore nominale, ma pagano solo a prezzo, io ci sto. Però potresti anche trovare in realtà, poi dopo dici che nessuno se lo vuole comprare quelle azioni. Cioè, le vendo a 10, mi devi dare 12, non lo voglio comprare. Cioè, è tutto un rischio. È tutto un rischio che però va contemperato e valutato oggi. Io non lo so. Se ottenere una licenza con lo stesso... costitutivo, non può definire il valore di sovrapprezzo azione per futuro aumento di capitale. Ma potrebbe anche stabilirsi che i soci stabiliscano che l'eventuale aumento di capitale sociale con l'ingresso dei soci non possa effettuarsi a valore nominale ma soltanto con sovrapprezzo. Però chi ce lo fa fare? Metti caso che in realtà arriviamo con l'acqua alla gola e ci servono nuovi ingressi di capitale, io ti dico, senti Ciccio, sai che ti dico, io ti do 2 milioni di euro a valore nominale. È tutto così, un'attività imprenditoriale è un'attività bellissima, perché in realtà rappresenta, a mio avviso, la stessa genesi della vita. Cioè, che succede oggi? Lo sappiamo. Quello che succede domani, lo so soltanto il Padre Eterno. Cioè, noi non possiamo stabilire, perché in realtà tu quando vendi un'azione facendole pagare per essa un sovrapprezzo, tu è come se fossi in grado di determinare un avviamento. Cioè di dare un valore reddituale futuro che vada a maggiorare, quando tu compri l'azione, tu compri il patrimonio, dato dalla differenza, però se tu mi fai pagare di più, che stai dicendo? Guarda che tu ti stai comprando un reddito futuro. Ma tu sei capace di stabilire qual è il reddito futuro? Se ne sei capace, l'investitore lo legge, ci sto. Se non ne sei capace, in una determinata fase, bravo, qual è questa fase? Magari non dopo il primo, non dopo il secondo, magari al quarto step. Bravo. Quindi questo. Ma in determinata fase c'è questa possibilità di stabilire una redditività che, d'altro canto, non è che me lo sto inventando, c'è una dottrina che dice che quando ci sono operazioni come fusioni, scissioni, cessioni quote, cessioni d'azienda, la valutazione di un patrimonio avviene di base con un metodo, che si chiama metodo del patrimonio netto, cioè stabilisce il valore di che cosa, quanti soldi ci stanno in cassa, quanti soldi ci stanno in banca, quanto valgono gli immobili, quanto valgono i crediti al fair value, quanto valgono i debiti a valore di estinzione. Detto questo, è il metodo patrimoniale, cioè quello che è. Poi c'è il metodo reddituale, cioè dice, stando quello che è, ma sta società che cosa è in grado di fare? Guarda, io da mo 5 anni scasso tutto. Tu devi pagare non soltanto quello che c'è in azienda, ma il reddito futuro. Poi c'è il metodo che generalmente si utilizza, misto. Valutiamo sia il reddito sia il patrimonio, si addivina ad un accordo al quale si vince quello che viene definito un avviamento, un plus valore, una plus valenza da cessione, cioè tutti a seconda dell'operazione che si va a fare. Cioè si stabilisce in realtà un valore latente, neanche tanto perché va dimostrato con una perizia, di una società. Se tu in quel momento nel quale vai a fare una sottoscrizione di un nuovo capitale sei in grado di far emergere, di dimostrare un plus valore, una latenza che però è evidente, è ovvio che potrai vendere un'azione superiore al valore nominale, se non dovessi essere in grado, e ad oggi fidati, non lo puoi sapere. A meno che un'autorizzazione governativa non abbia un valore di mercato, che oggi si sa che un'autorizzazione per la quale si è speso 100 vale 200, se è così lo sapete. Ma dovete sapere. Mercato, però non posso sapere da qui a 5 anni. Io non lo so. Tanti anni quando avrò l'autorizzazione, bravo. Ecco, quando questo è questo gruppo, diciamo, anche se realizzassi un progetto più piccolo, il mineolico. Ma poi in realtà devi anche comprendere l'intimità di chi fa l'investimento, lo stato d'animo, è uno speculatore, è un investitore che vuole semplicemente fare un investimento certo, sempre in considerazione del capitale di rischio, cioè dice, senti, io voglio proprio investire tanto perché voglio avere la certezza, c'è chi invece fa lo speculatore, io ci credo,
vai, ti do, fece fatica, porta avanti questa società, io voglio il dividendo, dipende da tante cose, da tanti fattori, che vanno valutati poi di volta in volta. L'idea che ho di quello che poi... È un'idea che tu hai, che prova trasmessa e va recepita, e ovviamente... No, dico un domani che dovessi riuscire a portare avanti, come auguro ovviamente, questo progetto, quando dovessi stabilire un valore economico, una cosa è quello che tu hai in testa perché credi in un progetto, una cosa è quello che riesci a trasmettere all'eventuale terzo investitore. Magari tu potresti dire, non ci credo, guarda Ciccio, io ti ho visto lavorare, tu sei una bomba, io sono io che credo in te, ti voglio pagare 1 miliardo di euro. L'attività economica è quello che è l'investito che riesce a indossare, come cioè se c'è un investitore che deve investire, appunto, come ti presenti, che appeal riesce ad avere, allora la valutazione economica di un pezzo, quando tu ti compri, si aumenta il capitale della società, c'è l'ingresso di un nuovo socio, si compra un pezzo di società, quanto vale? È una valutazione libera tra le parti. Sì, però ad un certo punto c'è una fase del progetto immediatamente precedente alla realizzazione, sarà valutabile economicamente. Qui è valutabile l'operazione finanziaria in maniera molto chiara, perché tu sei proprietario di una licenza per che ha un valore di mercato. Che ha un valore di mercato, sei proprietario, il gruppo poi è proprietario di un accordo di acquisto di cessione dell'energia elettrica a un prezzo fisso per 20 anni, è proprietario, deve solo realizzare. E a quel punto ci può essere tranquillamente, è la prassi nel settore, di fare delle valutazioni del valore di quel progetto. Ma vedi, qui poi diventa... Quindi poi diventa a quel punto tu hai un qualcosa che sei arrivato a fare qualcosa. Questo è il lato, ma questo è il lato bello. L'idea è, io non voglio che l'acquisti in fondo. Questo è il lato bello del nostro lavoro, cioè a un certo punto, al di là del dato consulenziale, quando si entra in intimità con l'imprenditore è un imprenditore capace, cioè la consulenza viene bene quando c'è dall'altro lato un imprenditore che è capace di trasmettere anche a chi gli dà una mano determinate notizie, determinati aspetti, determinate qualifiche dell'attività. Sicuramente quando sarà il caso si dovrà capire, tu ritieni che ci sia una valutazione di mercato, potrebbe essere che quello che tu ritieni sia tanto sovrastimato o tanto sottostimato. Il mercato è mutevole. Oggi come oggi io ti dico che sto costruendo una palazzina, la palazzina di 3 piani al centro di Bari vale X euro, ma fra 3 anni sei sicuro che vale X euro? Cioè, anche la valutazione economica di una licenza è sempre oggetto di una oscillazione, ma che tanto può andarti incontro, tanto no, ma può anche andarti incontro, è capace che con la restrizione del mercato, le licenze dei bar e ristoranti, che fino a poco tempo fa erano contingentate, 2 anni fa, sono 2 o 3 anni fa, non ricordo, sono state perlomeno nel Comune di Napoli, sono state liberalizzate. Fino a poco tempo fa aprire un ristorante non era possibile se non comprando, acquistando la licenza da chi già la deteneva. E per comprare la licenza di un ristorante ci voleva lire di 150, 200, 100 mila euro. Che te lo potevi aprire? All'improvviso si sono liberalizzate. Chi pensava di detenere un capitale, certo, tengo un ristorante a Mercellina, perlomeno 300 mila euro li piglio. All'improvviso non vale niente. Perché la licenza non è più vendibile. L'abbiamo visto con i tassisti. Hanno fatto lo sciopero un paio d'anni fa, quando si volevano liberalizzare le licenze. Oggi comprare una licenza di un tassista costa 120, 130, 140, 180 mila euro a secondo della città. Metti caso che chi ha investito l'anno scorso 180 mila euro, magari contraendo un mutuo per acquistare la licenza, l'anno prossimo il governo decide di liberalizzare. Il rischio imprenditoriale. Allora, anche tu oggi dici questo, io ti dico, si può valutare con una oscillazione positiva e negativa, che potrebbe anche essere, magari ci sarà una chiusura delle licenze per parchi eolici, tale che la licenza ottenuta oggi a 1000 lire varrà cifre impensabili. Perciò è difficile fare impresa anche sotto questo punto di vista. Diciamo che sicuramente vanno valutati questi rischi, però questi rischi nel caso specifico dell'eolico, perlomeno finora quello che ho visto, è si può arrivare anche ad assicurarsi su questo. Certo, certo. Concerne un'assicurazione. Certo, assicurazione, certo. Quindi una volta che è assicurato è anche più, cioè stai sempre di più riducendo il rischio di investimento. È chiaro che se viene un terremoto, ma è la bellezza di un progetto, la bellezza di un progetto ben fatto è proprio crearsi delle way out, delle vie d'uscita, delle assicurazioni. Sicuramente è ovvio che agli occhi di un investitore un progetto fatto con tutti i crismi
assicurazioni, riassicurazioni, fideiussioni, valutazioni di mercato, spiegazioni. È ovvio che se io voglio investire parte del capitale, mi trovo di fronte a un imprenditore che mi fa un papiro di 100 pagine, lui mi spiega tutto, rispetto a lui dice non ti preoccupare, vieni con me, io mi fido più di chi che mi produce una documentazione idonea. Sta poi a chi fa impresa riuscire ad attrarre, ad essere certo, a programmare. Ciò che ha accomunato questi gruppi di eolico partecipati. Beh, ma direi, mi permetto di dire, il piccolissimo, anche l'intervento mio da voi sponsorizzato è sicuramente un ulteriore elemento per cercare di comprendere. Sicuramente questo sforzo organizzativo di produrre questa documentazione è sicuramente un passo in avanti nella giusta direzione, cioè quella di comprendere a fondo l'investimento, partendo proprio dalle basi, cos'è l'impresa, chi siamo, dove andiamo. Chiunque un domani volesse riguardarsi questa cosa, non dico assai, ma forse un punto in percentuale in più potrà comprendere che cosa stiamo facendo. È l'essenza. Che accomuna quelle che sono state Quindi, le iniziative di chi ha partecipato, che si hanno avuto successo, che hanno tutto quel valore aggiunto che non è solo economico, è proprio quella trasparenza totale dall'inizio della discussione che porta una lentezza. Io chiaramente, se volessi sviluppare un'iniziativa di un eolico da 100 kW, da 50 kW, che faccio, è chiaro che io faccio un SRL di scopo e la vendo, cioè non è certo. E non devo dare spiegazioni a nessuno, anche perché vado dal cliente che già conosce questo mercato, certo. La faccio come la vuole il cliente che conosce questo mercato, è tutto, tutto perfetto. Invece proprio il valore anche politico di un'iniziativa del genere, che non è da poco, valore politico che non è da poco, di un'iniziativa del genere è proprio la trasparenza totale. È chiaro poi se non è l'iniziativa con cui che cambia la vita professionale di una persona, potrebbe anche essere quello di diversi di un, che cambia la vita di un gruppo di persone che si dedica a questo progetto, però non è è un percorso molto più difficile di quello di ma noi dobbiamo, metterci il nostro impegno. Poi ti faccio degli esempi, posso essere banale, fecero tempo fa i primi telefonini palmati, non i smartphone, andarono male. Io un'analisi di marketing alle quale partecipai, uscì fuori praticamente che i primi palmari non si vendevano perché le signore non gradivano che questo grosso aggeggio in faccia le togliesse il trucco. E tu pensi un po' che avranno fatto studi di marketing in tutto il mondo e non avevano considerato che le signore non gradivano essere tolto il trucco dalla faccia. Fallimento dei primi palmari anche cellulari. Poi ad oggi vediamo imprenditori che fanno investimenti incredibili, ti dico che dove abito io ho un imprenditore che ha fatto la più grande pensata della sua vita, ha aperto un negozio di patatine fritte. Fa patatine fritte con delle salse, ci sono praticamente, io penso che abbia fatto un investimento che neanche il più grande parco eolico mondiale sarà riuscito a fare in 6 mesi. Cioè, molte volte c'è l'imponderabile, però sicuramente la scientificità di un approccio è quantomeno una iniziale garanzia di serietà, sicuramente. Poi la divulgazione non solo perché si possono raccogliere anche le domande, si possono raccogliere anche le intuizioni, domande, perché per quanto uno possa cercare di fare, quando un soggetto dovesse vedere questa intervista, quando un soggetto dovesse approcciarsi, potrebbe anche fornire a tutti noi un caso, un'ipotesi sulla quale magari non abbiamo riflettuto. La divulgazione, a mio avviso, la cosa più bella è la compartecipazione, la creazione di queste tavole rotonde che tu tanto hai propugnato, che secondo me è la cosa più bella, il miglior modo per fare impresa. È un'impresa compartecipativa, ecco, secondo me questo è il concetto di azionariato diffuso, volendo, è questo. Diffondiamo il sapere relativo a questo tipo di azionariato per fare in modo che chi voglia partecipare, partecipi proattivamente, cioè partecipi consapevolmente dando un apporto non soltanto economico ma anche fattivo, organizzativo, perché qua nessuno nasce imparato ovviamente. L'eventuale soggetto che voglia portare denaro, ma anche coscienza, sapere quanto di più bello tu possa conferire una società. Questa modalità, anche la creazione di un comitato promotore, secondo me è come dicevi tu, la cosa, guarda, per l'uovo di Colombo, nel fare il comitato promotore portiamo anche avanti un concetto di intervista. Così si possono raccogliere, oltre che le sottoscrizioni, anche le sottoscrizioni ideali, emotive, di intenzione. Ecco, questo secondo me non è il miglior modo per creare poi dopo una vita sociale che sia partecipativa, consapevole. Anche perché chi compra un'azione del genere
solo per, non la compia solo per una persona. No, è anche un valore etico, è anche un valore etico. Io faccio. È anche un valore etico, sono d'accordo. Faccio l'applicazione su internet se voglio guadagnare soldi, sì. Così più velocemente. Esatto. O fai le, oppure vendi le patatine fritte come quello sotto casa. Le patatine fritte, bravo. Ecco, non è solo. C'è anche l'eticità in questa situazione, l'impatto zero, la tutela del territorio. C'è la partecipazione, la voglia di trasformare la comunità in cui si vive, quello è anche per questo se il titolo... Portando avanti anche uno scopo di lucro, perché signori, qua tutti quanti noi dobbiamo lavorare, quindi ben venga. Se costruire il mondo in cui vuoi vivere, è anche quello il valore, cioè, anzi è proprio questo il concetto. Andare avanti, arrivare magari a scrivere un atto, cioè un documento con cui si riunisce un comitato promotore e farlo con una serie di incontri come questo, pubblici, in cui aperti, eccetera, penso che è l'unica strada che le persone hanno. Poi ovviamente ci si adatta a quelle che sono le normative, le costrizioni del momento, però l'unica cosa che accomuna profondamente tutte queste iniziative di successo è stata proprio la trasparenza totale, della partecipazione totale, perché se voglio cambiare la mia comunità facendo delle cose insieme, le faccio insieme, le faccio insieme alle altre persone che mi circondano, non la faccio io premeditando di come posso fare solo perché ho bisogno del capitale, perché sennò non potrei farlo. È più giusto che io faccia l'imprenditore, cioè che chiunque faccia l'imprenditore con il capitale proprio o con le persone con cui ha questa compartecipazione, questa è proprio l'impresa. C'è questa compartecipazione di intenti nella comunità, si riesce a trasmettere, siamo capaci di trasmettere questa comunione, questa imprenditorialità nella comunità, allora si fa impresa insieme, ma penso chiunque debba scegliere dei soci con cui lavorare, vuole una totale trasparenza. Amen. Sì, vi lancio altre due input. Come avviene la sottoscrizione, la pubblica sottoscrizione, modus operandi, diciamo, proprio tecnicamente. Coloro che vogliono far nascere questa SPA, quindi i soci promotori, presentano un programma dove sono riportati tutti gli elementi essenziali della società, oggetto sociale e principale disposizione. Redatto questo programma, sarà necessario depositarlo presso un notaio, prima di essere reso pubblico. Una volta il programma sia stato reso pubblico, sotto il controllo degli organi pubblici a ciò deputati, ci sarà l'invio dei promotori a sottoscrivere il capitale sociale, che verrà interessato alla Camera di Commercio per fare la pubblicità costitutiva. Arrivano le sottoscrizioni, i promotori invitano i sottoscrittori a versare, come detto prima, il 25% del conferimento. Completate le sottoscrizioni nei 20 giorni successivi al termine fissato per il versamento, che può essere un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, si convoca l'assemblea, avvertendo tutti i sottoscrittori di questa convocazione. Nell'assemblea i sottoscrittori accertano l'esistenza di tutte le condizioni che erano state esplicitate nell'ambito del patto pubblicato a notaio, cioè del progetto. Quindi si nomina gli amministratori oppure i membri del collegio sindacale obbligatorio, o si sceglierà un sistema alternativo di amministrazione, che ci sono vari sistemi di amministrazione, non scendiamo qua, il sistema monistico, dualistico, non è il caso di approfondire. Se tutto è approvato, bene, se no si scioglie il comitato e amici come prima. I promotori, vi accenno rapidamente, nel momento in cui dovessero sostenere delle spese, avranno il diritto, una volta costituita la società, di avere rimborsate queste spese dalla costituente della società. Se tu per svolgere questa attività in favore della società dovessi sostenere le spese, qualora le spese siano inerenti all'attività di raccolta di sottoscrizioni, ci sarà praticamente, forse il mio cellulare che sta spullando, scusate. Altra punto su cui abbiamo discusso. Altra cosa. Le SPA. Possa interessare a molti è il margine di operatività che ha questo comitato, perché
diciamo che quando si arriva in assemblea bisogna avere le idee ben chiare. Ma molto chiare, molto chiare. Molto chiare, ovvero si sta, c'è uno sta, si scrive uno statuto e si sottoscrive, quello è il concetto, si vota. Quindi può essere il comitato promotore anche di un consulente, non so, di un avvocato, di un commercialista, tutto un questo, tutto che certo, ma tutto è oggetto, è ovvio che se per esempio ci sta, vedi, un prossimo commercialista che tutti quanti tengono sulle scatole e tu lo metti nel comitato promotore, probabilmente, se viceversa il nome di un consulente dovesse essere per chi sottoscrive una garanzia, signori, io metterò come consulente della società il ministro degli interni. Secondo me questo è uno che può portare solo bene alla società. Fa parte di quella progettualità che può attrarre gli investimenti, sicuramente. Fermo restando che poi l'atto della creazione dell'assemblea, magari uno dei punti approvato a maggioranza, relativo, assoluto, a seconda della situazione, possa essere bocciato, pazienza, il consulente del ministro degli interni può darsi pure che, fermo restando che il comitato promotore assolve al suo compito e porta la Costituzione, magari il ministro degli interni non viene eletto come commercialista o come consulente. No, questo che venga eletto il commercialista dopo è chiaro che lo decide. Diciamo che il comitato promotore, per arrivare preparato all'assemblea, vuole raccogliere delle professionalità. Vuole redigere magari un documento con la consulenza di più persone per avere diverse opinioni. Ma in modo di certo. Tutto, il comitato promotore deve fare tutto, cioè, quello qualunque che... cosa, qualunque spesa deve essere, per essere rimborsata successivamente deve avere un nesso causale, dovrà sottostare al voto dell'assemblea, che dovrà sottostare. Quindi che potrebbe anche essere negativo senza... Ma certo che se tu per fare il comitato promotore te ne vai a fare 10 giorni a San Banzano, difficilmente te lo ratificano, piuttosto che se tu per fare quello che fai, fai fare una perizia ad un avvocato, ad un geometra, ad un ingegnere, perché dice, signori, per ottenere la licenza è necessario che questo pilone abbia un coefficiente statico X, fai fare la perizia e la paghi, probabilmente credo che nessuno potrà dire no. Perché è servito a rassicurare gli investitori e quella, con questa spesa si sono rassicurati gli investitori che effettivamente sussistono le condizioni per andare a ottenere quelle licenze, condizione sine qua non, l'attività può diventare realmente operativa. È ovvio che sotto questo punto di vista ti verranno consigliati i soggetti partecipanti a sostenere spese che senza ombra di dubbio siano ritenute inerenti, necessarie, che anzi siano spese a garanzia del sottoscrittore e della bontà dell'investimento. Tutto questo punto di vista, poi il caso è singolo e va valutato con specificità, ma in linea di massima vale, sia valido il concetto di inerenza. Tutto questo punto di vista. Nelle società per azioni, differentemente dai, ecco un'altra piccola differenza, è prevista una grande diversità di ruoli, di tipologie. Socio ordinario, socio privilegiato, azioni che rappresentano i diritti dei soci, azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, di godimento, a favore dei prestatori di lavoro con prestazioni accessorie, cioè nelle SPA più che nelle SRL è possibile stabilire ruoli diversi dei soci, come avviene per i soci cooperativi, definendo soci a portatori di lavoro, soci privilegiati, soci finanziatori, che possono vedere diversi trattamenti del capitale conferito. Questo può essere interessante perché anche in questo caso si potranno vedere dei soci, per esempio, guardiamo, soci di risparmio possono essere ammessi solo dalla società quotata in borsa, quindi in questo caso magari non ci interessa, però è un esempio, nel limite della metà del capitale sociale, unitamente all'azione di voto limitato, non danno diritto al voto, cioè con un'azione di risparmio si stabilisce l'ingresso in società di soci che abbiano la caratteristica di apportatori di capitale ai quali non si vuole dare però ingerenza nella vita sociale. E ci sono tante situazioni del genere, cioè l'SPA può anche stabilire che a fronte di un'attività molto tecnica, come quella per esempio dell'eolico, si possono stabilire qualifiche di soci, alcuni dei quali debbano avere diritti di voto limitato, perché si stabilisce che
l'ingegnere Parraggio può avere delle competenze tecniche, ma se viene io faccio il commercialista di eolico, non ne capisco, magari si stabilisce che non bisogna avere diritto di voto in assemblee che vadano a dirimere esclusivamente problemi tecnici legati all'eolico. Questo poi fa tutto parte, questo fa tutto parte di potenzialità espressive di una società. Se per esempio io credo in te e in Patrizio, voglio che sia tu a decidere praticamente della vita della società, perché so che ne hai le competenze e vorrei che nella... No, questo è per stabilire e verificare come abbiamo fatto per le cooperative, che anche nelle società per azioni, qualora sia necessario, è possibile prevedere qualifiche sociali che diano modo. E poi tutte queste servono al miglior funzionamento della società. Cioè, se per esempio noi ci rendiamo conto che un'assemblea troppo partecipativa, tra virgolette, sia un peso, perché in realtà c'è un tot di soci che non hanno interesse a partecipare, come i condomini. Io preferisco che determinati soci non abbiano diritto di voto per non bloccare eventualmente l'assemblea, che tanto non vengono, non sono interessati, vengono solo il dividendo, capito? Sono tutte potenzialità di un SRL che il comitato promotore insieme ai soci o successivamente con l'assemblea possono utilizzare per regolamentare i patti sociali. Diciamo che tutte queste potenzialità espressive dell'assemblea, del regolamento... E poi che faccio? Cioè, potremmo parlarne per giorni, da quello che mi sembra di capire, però... Sono tutte cose che andranno, quando saranno decise, nel caso si faccia un SPA, saranno decise. Sono tutte cose che è bene dire nel momento in cui noi stiamo proponendo, mi sembra di capire, come strumento l'SPA piuttosto che l'SRL, perché in realtà potremmo dire anche facciamo l'SRL, però il comitato promotore e la diversità della modalità organizzativa dell'SPA rispetto all'SRL, come anche la distinzione delle azioni, è per spiegare a chi dovesse chiedere scusa, ma perché non facciamo l'SRL che non ha il collegio sindacale e ci costa di meno? Perché in realtà a fronte di un collegio sindacale che magari è un costo per voi soci che sostenete, abbiamo la possibilità di regolamentare la vita sociale con una serie di opzioni. È importante, secondo me, in questo momento ci sono tutte delle potenziali regole che si devono stabilire ed è estremamente complesso il funzionamento della società, che sia SPA o SRL, magari l'SPA dà ulteriori possibilità di questo valore del voto, di un controllo, esatto. Perché comunque ci sono tante più voci, quindi il legislatore ha dato la possibilità di meglio regolamentare i patti sociali, di fatto questi regolamenti li decide chi? Questo comitato promotore, ovvero tutte le quote sottoscritte durante il comitato promotore si riuniscono in assemblea. Sì. Rimanestando che non è che quello che definisce il comitato promotore è per sempre, successivamente l'assemblea può anche modificare le cose, però il comitato promotore dà la base. Però diciamo, la questione è, può un comitato promotore essere la sede per approfondire questa tematica? Cioè, io dico di sì. Coinvolgiamoci, ci impegniamo in un certo numero di persone a coinvolgerne altre e vogliamo in totale nel momento in cui nel momento in cui vi impegnate attivare, ci diciamo noi vogliamo fare, l'obiettivo è fare uno studio di fattibilità, per dire, dico uno studio di fattibilità e fare la richiesta, uno studio di fattibilità per sapere quanto ci serve per fare questo investimento e per decidere se andare avanti o meno rispetto a un progetto eolico, che sia eolico, mini eolico, eccetera. Per fare questo studio di fattibilità deputiamo che ci vogliono X, dico 5 soldi, no? Se per non dare proprio una cifra, perché non ne avrei idea, perché poi dipende anche dalle modalità in cui lo vogliamo fare. Contemporaneamente, diciamo, quello strumento che vogliamo utilizzare per realizzare questo studio di fattibilità è un SPA, perché abbiamo discusso tra le varie opzioni e questa è l'SPA, ma la mia domanda è, la sede giusta per poter condividere rendere partecipi del funzionamento dell'SPA il comitato promotore? Perché io come tutti i partecipanti vogliamo arrivare in una
ad un'assemblea preparata. Voi dovete. Per lo meno per le persone che sono attive e che sono interessate a partecipare in maniera più attiva, certo, alla cosa, è la sede giusta o dobbiamo prima di tutto studiare, fare questo lungo studio e poi dopo avviare un comitato promotore? Ma al solito la verità è nel mezzo, bisogna studiare ed essere allo stesso tempo operativi. Non bisogna fare troppo gli studiosi né evitare di studiare il giusto. Il comitato promotore deve partire, poi io dico sempre che in itinere vengono i migliori suggerimenti. Una volta che ci si è riuniti e ci si rende conto, in realtà, nello scambio tra le parti, che le esigenze non sono poi così chiare, inevitabilmente nel chiarirsi vicendevolmente ci si chiarisce anche nei confronti dei terzi. Il comitato promotore. In realtà il comitato promotore dovrebbe avere già le idee abbastanza chiare nel momento in cui porta la proposta al notaio. Questo è un pre-comitato promotore. Il comitato promotore ha uno scopo, raccogliere le sottoscrizioni dopo aver presentato un progetto. Non è che il comitato promotore è l'occasione di incontro per dirimere le questioni organizzative, sociali. No, è ovvio che nel momento in cui ci si incontra e si decida di fare un comitato promotore, il comitato promotore di per sé, sapendo che tutto ciò dovrà passare per un'assemblea, ben venga che si chiarisca prima con se stesso e resti chiaro con gli altri. Non è che il comitato promotore non è incontriamoci, facciamo il comitato, mettiamoci a parlare, cerchiamo di risolvere la situazione. No, il comitato promotore è fatto da soci che di per sé devono già avere ben chiare le idee e devono propugnare queste idee nei confronti dei terzi. Non è oggi si riunisce qui alla masseria il comitato promotore per parlare questo di come organizzare no, il comitato promotore no non promotore. È questo esatto no questo è il, no il concetto. Non è questo quello che fa il comitato promotore, sai perché? Purtroppo o per fortuna nel codice come prima per il capitale non sempre le parole hanno l'accezione comune. Sono d'accordo con te, il comitato promotore lo immagino come una cosa quasi che poi si distribuisce pure un po' di aranciata, ma ci piace una chiacchierata. No, il comitato promotore no, non è quella l'occasione. Il comitato promotore è qualcuno che, avendo ben chiare idee, propone l'investimento, non è la sede nel quale si deve chiacchierare. Il comitato promotore deve essere già formato. Quindi si può anche arrivare alla costituzione del comitato promotore già definendo dei vincoli su cui tu devi già definire i vincoli. Cioè, anzi, come diciamo prima, la proposta portata dal notaio va pubblicata alla Camera di Commercio, dove già tutto è stabilito, non è che durante la fase di raccolta si recalca. Cioè, non è che si decide in assemblea, in assemblea si va solo l'assemblea una volta, esatto, a meno che l'assemblea dica no, sinceramente sto comitato promotore rispetto a quello che ci aveva proposto e siamo arrivati alla fase finale che non ci è piaciuto, non ratifichiamo la sottoscrizione. Ma in realtà no, il comitato, l'assemblea deve ratificare ciò che il comitato promotore aveva già. Io sono abbastanza devastato, se non ci sono domande. Deve essere lettere, ma un'altra volta non ne torno a casa. Molto brevemente, se ci sono informazioni utili su eventuali garanzie che si possono creare a fronte dell'investimento. Mi spiego meglio. Prima si parlavi di alcune assicurazioni che si facevano per minimizzare i rischi di investimento eccetera eccetera non scendiamo in un ambito che diventa molto ma questo tracima il dato sociale di partecipazione col capitale di rischio. Se poi durante lo svolgimento dell'attività un soggetto economico individuale, società di capitale o di persone sia in grado di assicurare la propria attività, è ovvio che questa è una garanzia, ma in genere, per perlomeno quello che sono le mie conoscenze, una fiduzione, un'assicurazione sul credito si ottengono soltanto quando si abbia dato dimostrazione di una redditività operativa, in sostanza, per avere una fiduzione. È portare il bilancio, devi portare. Cioè, allora, se le cose vanno bene è possibile chiedere delle assicurazioni, ma è impensabile cominciare un'attività sulla scorta di quella che dovrebbe essere già un'assicurazione, perché il concetto è proprio che l'investimento imprenditoriale è un capitale di rischio. Ho
infatti, no, questo non è possibile pensare, io faccio, perché per la concessione di una garanzia è un libero arbitrio dalle parti, una compagnia assicurativa, una 106, una 107, una finanziaria, chi darà l'autorizzazione ad assicurare un rischio, chiamiamolo un rischio, soltanto quando tu avrai presentato tutte le carte. È impossibile fare un contratto per obbligazioni future, perché magari sei anche nullo. Tu sei chiaro? Sì, sì, no, certo, io quindi un passo successivo. Quindi in realtà ci sono attività che di per sé vanno necessariamente assicurate. Chi fa attività commerciale molto spinta, necessariamente arrivati a fatturati limite, deve assicurarsi il credito. Se io baso la mia redditività con un rischio molto alto di insolvenza da parte di fornitori, clienti, fornitori, io generalmente arrivato a un limite dimensionale, perché poi queste assicurazioni costano neanche abbastanza, necessariamente investirò parte del mio guadagno su con l'assicurazione. Parole povere, io mi faccio la bolletta 1x, mi gioco a copertura anche il 2, questo vale quando tu hai comunque un piano di gioco, di investimento che dia significato a un certo tipo di operazioni. In fase iniziale si può sicuramente prevedere da parte di un comitato, di un amministratore, di un'assemblea, la definizione delle potenziali assicurazioni che si potranno ottenere una volta che la dimensione operativa le renda, diciamo, ottenibili, appetibili da parte sia dei soci, che sono assicurazioni che costano. Cioè ad oggi una fiduzione, per non parlare di fiduzioni bancarie, che sono garanzie reali, che in genere vengono fatte depositando i soldini che per gli stessi importi che si dà garanzia, se non se te le danno. Quindi, certo, è possibile ipotizzare la presenza di assicurazioni, è ben difficile, secondo me, in fase iniziale, ipotizzare che l'attività venga di per sé già assicurata. Sì, ci sono delle assicurazioni, immagino, che siano strettamente connesse agli investimenti sull'eolico, cioè ci sono delle cose già collaudate. Qualunque tipo di assicurazione è legata a un rischio. Certo. È legata a rischio, qui ci sono tanti rischi in questa operazione, come qualunque cosa si fa, anche guidare la macchina comporta tanti rischi. No? Allora, qua siamo nel comitato promotore e dobbiamo arrivare alla Costituzione. Il primo rischio potrebbe essere non riuscire a costituire la quota, certo. A quel punto però c'è la garanzia del comitato promotore che non avrebbe dovuto spendere quei soldi, o quantomeno avrebbe potuto spendere per degli studi, fattibilità, preliminari, eccetera, con l'accordo delle parti, e quindi tu sei d'accordo a poter dire, cioè chi partecipa è d'accordo a poter spendere quei soldi e a comunque a rischiare quella parte di quei soldi che sono stati d'accordo. A questo punto tu costituisci la società, fai l'assemblea, eleggi tutti quanti insieme, se eleggono gli amministratori, il consiglio direttivo, ma questo penso che possa più o meno valere il discorso sia per le cooperative SRL che SBA, più o meno SRL, come dire, non hanno il comitato promotore. Non hanno il comitato promotore, però diciamo che lo stai facendo mettendovi d'accordo con le persone, no? Di fatto lo fai un comitato promotore, quindi non è così formalizzato. In realtà il comitato promotore ha senso quando tu non hai ancora identificato i potenziali soci sottoscrittori, cioè tu hai un'idea e hai bisogno di tempo per andare a cercare il capitale. Però come vuoi cercare? Non semplicemente parlando, dimostrando, guarda, addirittura io sono iscritto in Camera di Commercio, c'è cioè un notaio, cioè la proposta assume nient'altro che un carattere di serietà maggiore, perché se si costituì... Sono livelli di... Okay. A questo punto tu fai la fattibilità, che assicuri? Là devi spendere dei soldi per misurare il vento, per decidere dove lo non credo che sinceramente la fattibilità non può essere operata dal comitato promotore. No, qua siamo già nella Costituzione. Esatto. Qua c'è la Costituzione. Quindi sono stati a un certo punto di quei capitali sottoscritti, sono stati spesi dei soldi che già non potranno essere restituiti nel caso di scegliere, perché abbiamo pagato il notaio, abbiamo pagato che sia indipendentemente da SPA, SRL, cioè hai pagato il defunto delle spese. E già il fatto che tu esisti comporta un altro rischio, che è quello che comunque hai bisogno di affrontare le spese per lo scioglimento. Cioè, tu lo devi pagare un'altra volta il notaio per sciogliere la società, eccetera, per dividere quello che rimane. Sono diverse... A questo punto per la fattibilità si decide un gruppo di chi lavora, magari in assemblea si delegano delle persone che devono rendicontare all'assemblea, e fate, dicono, una valutazione di fattibilità sul territorio, vediamo a copia delle fonti castellane, decide il gruppo, decide l'assemblea,
cosa, su quali sono i punti chiave della fattibilità, cioè, e si affrontano delle spese, già solo perché se vuoi pagare la nafta delle persone che vanno a fare i sopralluoghi, ci sono delle spese, e queste non le puoi assicurare, queste cose, cioè non puoi assicurare l'esito della fattibilità, ok? Hai delle spese, qua che cosa c'hai? Qua stai erodendo piano piano quel capitale versato, quindi il rischio è di perdere quello che hai messo, tutto, perdere tutto. E da una parte, nel vedendo in positivo, il rischio è che seppure la fattibilità va bene, oltre a dover superare il rischio di ognuno, c'hai sempre il rischio che tu non riesci poi a finanziare tutto. Poi vai in autorizzazione, fatta la fattibilità, si dice ok, abbiamo bisogno di questi soldi per andare in autorizzazione, facciamo un aumento di capitale, che sia SDL o anche nella cooperativa abbiamo bisogno di coinvolgere tot sottoscrizioni, no? Cioè, e andiamo in autorizzazione, e qua abbiamo il rischio che l'autorizzazione lo otteniamo. Se lo fai così non sottoscrivi nessuno, troppo rischio. C'è più. Detta così è infernale, non ti dai mai il capitale. È così, ma è questo. Così tutto, ma è così tu, bravo. Cioè, perché non, chi non risica non lo. Ma tu stai risicando. Nel senso che lui dice giusto, è tutto è soggetto. Cioè, tu, diciamo che quando è che più stai tranquillo? Cioè che dici l'obiettivo è quasi raggiunto, è in discesa, fino a qua in salita. Una volta ottenuta l'autorizzazione, spesi i soldini per fare la due diligence, in modo che c'hai dei periti di terze parti che danno un valore al tuo progetto, che dicono a tutto pubblicamente, dicono, ehi signori, voi avete fatto bene il progetto, questo progetto è cantierabile, mancano solo i soldi per fare il cantiere, dovete fare il hai anche il contratto, hai discusso già anche il contratto con l'azienda che deve realizzare il cantiere. Cioè, questo è un investimento molto particolare, che in realtà è chiaro capire che c'è una prima parte che è tutta teorica, una seconda parte operativa. Però non è che siamo qua, stiamo rischiando, cioè, la buona parte del capitale è qui. Esatto. Cioè, il 90, l'80% del capitale è da investire dopo. È da investire quindi in realtà, ci sarebbe da capire se fare una sottoscrizione che porti avanti in linea teorica tutti e due i passi o la sottoscrizione iniziale debba coprire è soltanto il primo step per poi dopo riservarsi o per gli stessi soci di aumentare il capitale se ne avessero la possibilità o di ragguagliare il capitale con l'ingresso di nuove forze per portare l'ingresso in società dell'80% circa del fabbisogno. Questo già è una cosa importante da definire. Ha aggiunto l'autorizzazione, ha aggiunto il completamento del progetto che si dice cantierabile, ovvero tutto è pronto, mancano solo i soldi per realizzare, il tutto è assicurabile. A quel punto quel potenziale progetto già è tutto assicurabile. Puoi anche stipulare un'assicurazione che ti assicura la quantità di energia che produrrà e di il parco eolico. Okay. Perché in realtà sei già operativo. Perché se in realtà sei già operativo, cioè ti manca solo il capitale per realizzare. Allora, da questo punto in poi l'unico rischio è non raggiungere il capitale necessario per farlo. Però, bravo. Diciamo. Ho una bonaccia di 6 anni, per non dire. ma quella la possiamo valutare. 6 anni, non ti... Ma quella la possiamo valutare, questa la possiamo valutare. Perlomeno possiamo valutare qual è la probabilità. Bravo, tutte queste storie. Non abbiamo la speranza, stallo, ma l'ingegnere un po' si atteggia la verra. Una volta che hai fatto questo, la strada è in discesa, però a quel punto tu hai in mano un prodotto che già è spendibile anche altrove. A quel punto non è solo l'attività economica, potrebbe essere di tu rivendere la società così com'è, già accaduto. C'è buona parte del business dell'eolico in Italia è arrivare a questo punto e vendere. A questo punto è la società stessa, è la comunità stessa che se lo fa. Cioè questo lo sviluppatore, la figura dello sviluppatore, certo. Che è una figura professionale del mondo, una dignitosa, è colui che ha un progetto, realizza tutte le idee, lo rende cantierabile, e poi vende l'autorizzazione a terzi che vogliono investire in un progetto di
Quindi anche questo potrebbe essere oggetto di riflessione, la vede, insomma, sicuramente c'è molto da fare. Io credo che sia palese da questa chiacchierata che forse lo strumento SPA sia il più idoneo al progetto. Oggi parlavamo con il con Zongoli, è andato via della Northern Power, loro cosa stanno promuovendo? Un altro schema, loro sono dei produttori di turbine eoliche. Quindi, abbastanza attinente, insomma. Abbastanza attinente, poi sono anche vogliono investire. No, che dico, noi facciamo, c'è un gruppo di promotori che costituiscono un SRL, per arrivare al discorso dell'SRL, che si assumono questo rischio. Perché poi, parliamoci, questo rischio è abbastanza basso per quanto riguarda il mini eolico, è molto alto per quanto riguarda i parchi eolici, magari. Una volta raggiunto lì si può trasformare in SPA e farla sotto stesso. No, una volta che hai fatto queste serie, loro ti dicono: io faccio un aumento di capitale del 90%, qualcosa del genere. Però così. Faccio una sottoscrizione, però a quel punto le sottoscrizioni non possono essere la quota di 500 o di 100 euro, devono essere massimo un certo numero di. Però così in realtà, poi dopo i signori dall'alto, come multinazionali con i soldi in mano, dicono: fai tu il progetto, io poi me lo compro quando c'è bello e prodotto i tuoi soldi. Sono tante modalità. Io personalmente, una volta che ho fatto il grande sforzo di provare a fare il passaggio tra gli imprenditori locali, regionali, piuttosto che andare a chiamare il grande, grazie, tu i soldi ce li hai, non c'è un problema, tu fai lo sforzo, tutti le autorizzazioni, poi vengo, metti i soldi, mi faccio il business. No, un attimo, loro che fanno? È il contrario, loro fanno lo sforzo iniziale, questo SRL fa lo sforzo iniziale, poi fa un aumento di capitale che loro per pagano. Sottoscrizione. E loro pagano, e loro sottoscrivono il capitale. No. Cercano, cioè lì la sottoscrizione a chi vuole comprare invece di investire. E chi li compra? Chi vuole investire in un parco. E loro che c'entrano? Loro che cosa fanno? Loro vendono la turbina. Cioè, che noi ci interessa. No, era una forma di partecipazione con SDR. Ma questo in realtà è quello che un po' ci siamo detti noi prima. In realtà se questa fase, questo progetto è a doppio binario. È un po' come abbiamo detto prima, la cooperativa e poi l'SPA. L'SPA è la cooperativa è l'SRL, sicuramente potrebbe essere il caso di, invece che sviluppare il tutto come comitato promotore, svilupparlo come SRL che prenda un progetto e poi lo conferisca in un SPA, si trasformi in SPA, ci sono tante modalità, fermo restando che non ho idea di quanto costi questo progetto iniziale, andranno comunque raccolte delle sottoscrizioni di soggetti che quanto costa questo progetto, X euro, dipende da euro. Quello che quindi in realtà il concetto è sempre quello. Società, abbiamo già i soci, abbiamo già i soci che vogliono investire. Se già li abbiamo, per me, o possono fare direttamente a questo punto l'SPA per sottoscrizione simultanea, o fare un SRL. Diverso è se in realtà anche i soldi necessari alla prima fase non sono in pancia. Se così fosse, ritorna a vivere il comitato promotore che ha l'idea e deve fare che cosa? La raccolta delle sottoscrizioni. Quindi il primo step è dire chi siamo, quante persone sono già interessate a questo progetto e quali sono le disponibilità finanziarie. La questione è, questa prima fase di fattività potrebbe essere ad esempio fatta da un'associazione? No. Prima della Costituzione, poi dice da un'associazione? No, secondo me no. Perché in realtà la fattibilità è un fine di lucro, le associazioni fanno prestazioni dai soci per i soci. Non ci deve essere fine di lucro. I soci sono i membri di un comitato promotore? No. C'è un risvolto economico che non è di pertinenza, a mio avviso, di un'attività associativa. Io chiedo, No, io dico di no. Cercano solo la forma. Un'associazione di persone non fa attività economica. Se questo progetto ha un valore economico, non è un'associazione, è una società a fine di lucro. E questo progetto deve servire a vendere. Sì, ma l'associazione può avere non puoi spacchettare l'attività totale è costituita da fattibilità e operatività in quello che ti è comodo buttare in un'associazione e lasciare là, perché l'attività dell'eolico è fatta da progettazione, fattibilità, progettazione, esplicazione, è tutto un pacchetto. Se lo vuoi spacchettare devi fare più società che abbiano come oggetto sociale la fattibilità, come oggetto sociale l'operatività, ma farlo fare a un'associazione a mio avviso non è corretto. Perché? Perché in realtà ha una...
torniamo indietro. Non esistono forme aggregative che abbiano fini di lucro se non le società, che vanno sottoscritte inizialmente. E questo è il discorso dell'inizio. Ci vogliamo mettere insieme per fare qualcosa che abbia attinenza col denaro? Sanna fa? Società. Comitati elettorali, feste di paese, società, non vanno bene. Si sono fatte le società commerciali, regolamentate dal codice civile. Tutto quello che può essere proposto, a mio avviso, è una forzatura che può avere anche notevolmente negativo. La tarda ora e il silenzio della platea mi fanno capire che possiamo anche... Allora, grazie a Laboratorio dal Basso, Francesco Parraggio, grazie. Patrizia Mastroleo e a tutti voi della Regione Puglia. E alla prossima, se ci sarà. Masseria Pascale. Masseria Pascale. Oh, si mangia divinamente bene. Vabbè, arrivederci.